Ciao a tutti, io sono Jenny e benvenuti sul mio canale. Oggi ho un video un po' particolare che non ho mai fatto perché non ho mai ricevuto così regali da i miei fan, dai miei amici. E niente, iniziamo. Allora, oggi vi farò vedere tutto quello che ho ricevuto come regalo da persone che ancora non ho conosciuto, persone che ho conosciuto solo grazie a YouTube. Quindi sono regali da amici virtuali e vi voglio far vedere cosa ho ricevuto e sono troppo felice. Prima di tutto vi farò vedere, ho ricevuto delle letterine con gli auguri per Natale. Questo è da Malina, è una ragazza rumena che mi ha mandato la cartolina e mi ha scritto un po' di cose molto dolci, molto carine. Non so, non guarderà questo video perché non parla. Poi qui è uno da Maria, un'altra cartolina bellissima. Poi questa cartolina meravigliosa tridimensionale me l'ha mandata Gabriella da Londra. Quella vengono dalla Romania, questa da Londra, che io ringrazio di cuore e sono troppo felice che qualcuno mi abbia pensato per Natale. Grazie a YouTube siamo diventati cittadini del mondo e quindi sono molto felice per questa cosa. Poi, dopo di questi, ho ricevuto un pacco da una ragazza che non voleva nemmeno che lo dicevo in giro che mi ha mandato questo pacco, però io non posso non dirlo. Si chiama Cristina, mi ha mandato un sacco di dolci. Questo è ciò che è rimasto da tutti i dolci che mi ha mandato, perché tra Natale, Capodanno, i miei hanno papato tutto pure io qualcosa. Poi ci ha mandato delle salsicce, perché in Romania fanno tutto a casa, della pancetta, non ve ne parlo. Poi ha fatto un pensierino, cioè un paio di pensierini a ai miei figli e a me. A Matteo ha mandato questa magliettina e questa. Cioè, voi vi immaginate una persona che io non ho mai conosciuto, che con cui nemmeno ho mai parlato, mi manda un pacco così, solo perché mi ha conosciuto su YouTube, perché gli trasmetto qualcosa, perché mi segue. E cioè, è una cosa fantastica, cioè amo fare questo. Poi, a me a Rossella le stesse cose, una maglietta così, e questi leggings da palestra, troppo fighi. Così, guardate. Quindi a me un paio, a Rossella un paio, più le magliettine, cioè, fantastico. Per non parlare di dolci e la roba da mangiare. Io non posso che ringraziarli. E niente, sono troppo felice. Il prossimo regalo è da Loredana. È una carissima amica che purtroppo non ho mai visto, ma siamo diventate amicissime. E lei già... Sono due volte che mi manda i pacchi del genere. L'altro pacco ve l'ho fatto vedere su Instagram, però qualcosa ho rimesso qua così ve lo faccio vedere anche qui, che magari qualcuno non mi segue su Instagram. Parmigiamo insieme, seguitemi. E io e Lori siamo malate di palestra e di fitness, e lei ogni volta che si compra le cose per lei mi manda anche a me cose fit. Non stiamo facendo pubblicità a nessuno ci ha pagato, sono cose che lei compra e mi fa provare anche a me. Questo è il top, raga, il top della Clean Food. È un preparato per i pancake che ha pochissime calorie, tipo 20, una cosa del genere a pancake. Cioè, io l'ho finito, cioè l'ho divorato, cioè è fantastico perché non c'ha i carbo, non c'ha... Poi il sapore è buono, vabbè, chi mi segue su Instagram avrà visto le miliardi di volte che l'ho cucinato. Questo ancora non lo provo, cercherò prima di finire le cose che ho aperto e poi userò anche questo della Natural Mojo. È un shake al cocco, tè verde, melo, grano, papaya, psyllio, non so manco che cacchio è questo psyllio.
man mano che li provo io farò dei video, sapete come faccio io, l'assaggio con voi e così via. Poi questa focaccina bio Rima, che tanto ne parlano le ragazze fit su Instagram, tutte ne parlano di questa focaccia che ha pochissime calorie. Naturalmente, vi ho detto, vi farò vedere. Sempre della Clean Food Slim Dressing al formaggio Caesar, Cream Caesar, e questo al caramello. Io, chi mi conosce sa che io amo il cioccolato bianco, la frutta seca e il caramello. E lei mi ama perché sa che mi piace. Poi, questa l'ho provata stamattina, ho già assaggiato, è la crema spalmabile della Ducan, ha 200 calorie a 100 grammi ed è davvero buona, perché di solito queste fanno schifo, invece questa è fantastica, proprio buona, buona, buona. Poi, sempre della Clean Food, una marmellata alle ciliegia, con pochissime calorie e senza zuccheri aggiunti. Poi, i muesli della Fit-V, ancora non li provo, ma non possono essere che buoni perché è tutta roba biologica buona. Certo, ricordo, io vi parlo sempre, vi dico la verità. Due scrub per il corpo, uno col caffè, uno col cioccolato e il caffè, cioè, se metti questo addosso te se leccano per strada. Non vedo l'ora di provare il Moog Cake Mix della My Protein, che non ho mai provato, strano perché io mi compro tutto. Però Lori ha saputo che io non l'avevo provato e tam, me l'ha inviato. Poi barrette proteiche a go-go, brownie, guardate quante, ce ne stanno una marea. Poi bollero, chi non li conosce, questi sono degli aromatizzanti per l'acqua, così non vi schifate e bevete più acqua. Poi un tè della Harrods, direttamente da Londra. Un profumo per il corpo della Victoria's Secret. C'ho anche un lucidalabbra, sempre della Victoria's Secret. Ci sono anche altri due rossetti della Essence, se ce l'ho lì da qualche parte. Poi una scatola intera di spaghetti al Kojak. C'è una cosa pazzesca, solo 6 calorie. E finalmente possiamo mangiare la pasta così senza sentirci in colpa. E è fantastico. Io adoro Lori perché niente, mi vuole bene, mi vuole che torno in forma anche io. E niente, ragazzi, sono troppo felice perché grazie a YouTube sto conoscendo delle persone meravigliose che mi vogliono bene. E niente. Spero che il video vi sia piaciuto, non dimenticate di attivare la campanellina, di seguirmi su Instagram, parmigiamo insieme. Chi vuole essere seguito in dieta Gianina, trova le mail nell'info box. Condividete e ci vediamo al prossimo video. A like, ciao!